È oggi il 25 novembre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU. Tante le iniziative promosse anche a livello istituzionale dal Comune di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Oggi in particolare nella città del Torrazzo i ragazzi delle scuole superiori cittadini hanno potuto incontrare l'artista messicana Elina Chaulet, autrice del progetto di arte pubblica Zapatos Rojos, l'installazione di scarpe rosse per ricordare ogni singola vittima di femminicidio, un reato che in Messico, come nel resto del mondo, è diffuso più di quanto si immagini ed è tristemente coperto da omertà e silenzio. Per cambiare la cultura che sopporta questo tipo di reati, l'impegno parte proprio dai ragazzi. AIDA, l'Associazione Italiane Donne Antiviolenza, che partecipa alla giornata, parte proprio da qui. E anche Cremona ricorda con questa installazione i femminicidi. Ricordiamo che ogni paio di scarpe rosse rappresenta una donna uccisa per mano di un uomo. Anche AIDA ha collaborato a questa iniziativa e con questa occasione, in questa giornata così importante, vorrei ricordare anche la raccolta fondi che AIDA promuove partendo da questa giornata per la realizzazione di una casa protetta per le donne vittime di violenza. Nella nostra scuola è stato proposto l'anno scorso questo percorso di informazione presso l'associazione AIDA, che è l'associazione Incontro Donne Antiviolenza. E noi diciamo che in un piccolo gruppo ci siamo informate su questi argomenti e per questo abbiamo pensato insieme ai rappresentanti del nostro istituto ad un concorso. Questo progetto è un concorso letterario. Il titolo del concorso è Iris, io rompo il silenzio, tratto appunto dall'acronimo del nome Iris di una donna. Il regolamento del concorso sarà presente a breve sul blog che abbiamo creato appunto per questa iniziativa, che è irisconcorso.blogspot.it, e a breve sarà quindi presente il regolamento e la data di scadenza. Il progetto delle scarpe rosse parte da Ciudad Juárez, città di frontiera del nord del Messico, dove a partire dal 93 centinaia di donne vengono rapite, stuprate e assassinate nell'impunità più assoluta. Un motivo per riflettere anche in Italia, anche a Cremona, su come sia importante il rispetto della persona e la solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Esta instalación no es para denunciar al gobierno mexicano, sino para denunciar que la ciudadanía, que los ciudadanos tenemos que cambiar empezar a trabajar para tener una mejor sociedad. Le scarpe sono rimaste esposte fino alle 19. Nel pomeriggio il convegno Quali risposte alla violenza contro le donne, a cura dell'assessorato alle pari opportunità del Comune di Cremona con il patrocinio dell'ASL. Alla sera alle 21 la proiezione del film Bellas Mariposas al Cinema Filo.